Benvenuti a tutti, una nuova puntata di City Report. Sono Tullio Trapasso. Questa settimana vi portiamo a conoscere delle altre situazioni veramente particolari e che dal nostro punto di vista sono molto preoccupanti, ma la nostra giunta invece pare non essere molto preoccupata. Ma di questo discuteremo con le ospiti che abbiamo oggi in studio, con grande piacere. Sono qui con Emanuela Pongiluppi e Eleuteri del Popolo della Famiglia. Ciao, grazie per averci invitato, grazie per avermi invitata. E con Roberta Borsa di Lambrate Informa, cittadina molto attiva sul territorio e che ne vede di tutti i colori nel suo municipio della felicità, il numero 3. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Un saluto anche alla presidente Antola che sicuramente vedrà il filmato. Oggi cosa vi portiamo a vedere? Stufi di sentire queste situazioni di centri sociali occupanti che decidono come assegnare le case e come deve vivere un quartiere, l'oppressione che danno in certi quartieri. Alla 12ª mail che ho ricevuto siamo andati a vedere un ex mobilificio. Oh, che belle le attività che nei quartieri popolari portano denaro, portano lavoro, eccetera. No, no. Purtroppo questa proprietà è stata occupata nel 2014, addirittura siamo nel 2019, e da allora i cittadini di questa zona che pagano l'affitto, sono assegnatari regolari, devono sopravvivere con questo covo di delinquenza, purtroppo organizzata da alcuni sindacati pro-abusivi, pro-illegalità, insomma, quelli che fanno le manifestazioni, vi spaccano la vetrina, vi scrivono sotto casa, eccetera, aiutati purtroppo da bande sudamericane che hanno occupato questo palazzo, tra cui ricorderemo una famiglia tra tutte, che è quella che aveva il piacere di amputare le braccia o comunque di fare del male ai controllori della 3 Nord. Direi che possiamo agevolare il servizio e guardate cosa c'è. Ed eccoci, siamo nel municipio 4, una nuova puntata di City Report, il programma che vi porta a vedere le situazioni che tutti gli altri non vi fanno vedere. Siamo qui con Francesco Rocca, Buongiorno. presidente della sicurezza di questo municipio, che vi dirà dove siamo e cosa stiamo andando più o meno a fare. Sì, qua siamo nel quartiere Mazzini, quartiere di case popolari Aler, dove da parecchio tempo ormai un ex mobilificio è occupato abusivamente da famiglie sudamericane. Qui abbiamo una forte presenza di anarchici e anarcoidi e lo vediamo anche dalle molteplici scritte presenti in questo quartiere. Ma scritte anche pesanti contro le forze dell'ordine, Morte, danneggiamenti. scritte anche politiche, forze dell'ordine, contro anche le povere guardie ecologiche che ricordiamo sono volontarie, dove augurano la morte. Si tratta di un nucleo, io direi anche di cani sciolti, che amano il degrado e hanno proprio la volontà di tenere questo quartiere nel degrado e nell'illegalità. Ok, direi che vi ha fatto un riassunto abbastanza ampio già Francesco. Seguiteci che entriamo e vi facciamo vedere l'ingresso e il cortile. Thank you.
Come potete vedere in questo stabile la sicurezza non è assicurata per niente, tutte le porte sono aperte, come potete vedere. Diciamo che si può fare molto di più, Aler, bisogna pensarci. E adesso io e Francesco e anche gli altri ragazzi che sono con noi potremmo aver voglia di cambiare MIS in questo luogo chic tra anarchici occupanti. Quindi quasi quasi andiamo a vedere il guardaroba che si trova sempre nelle parti comuni. Cavalli a dondolo, reti, divani. E cari amici, fino a qui sembrerebbe trash, ma il meglio deve ancora venire. Continuiamo la nostra passeggiata. We'll be right back.
E come potete vedere, contro polizia, speculatori, razzisti, infami, soldati, fascisti, carceri e racket, via Monpiani, quindi dove siamo stati noi, dove c'è questo mobilificio occupato che ha molte entrate, qui la situazione è veramente fuori da ogni controllo. Sembra di essere in un'altra contea fuori legge. Ministro Salvini, anche questo è un grosso problema di Milano, intervenga. E come vedete tutta l'area del mercato è una fissione abusiva di questi personaggi del racket, delle occupazioni, dei centri sociali. Qui ce l'hanno con Salvini che dice che gli fa la guerra come in Francia, parla dei reati, le occupazioni che sono state inasprite la pena, il reato di blocco stradale, chi è straniero senza documenti, la situazione è anche peggiore. Io direi che la situazione è peggiore per quelli che hanno avuto la casa seguendo il bando, seguendo le regole, che pagano l'affitto e che sono costretti a subire le angherie, le violenze e i soprusi di questa gentaglia organizzata. Tra l'altro vorrei ricordare che queste persone non è che danno le case a chi ne ha bisogno, danno le case ai loro amici, forse anche a pagamento, non diciamo, magari per dei consensi, per altri benefici, e fottono tutti quelli che sono nella lista d'attesa. E questo non ci piace per niente. Quindi quando la sinistra parla della casa di diritto o il diritto alla casa, ecco, non è fatto così il diritto alla casa nostra. Come vedete anche questi volantini, sono altri ancora, sempre affissi di fronte a questa proprietà di Piazza Ferrara, via Polesine, via Monpiani, occupata dei centri sociali. Si parla di CPR, si parla di punti di rottura, di immigrati come prigionieri, non come clandestini abusivi che vengono qui senza aver chiesto il permesso a nessuno. E soprattutto arriviamo al punto che loro dicono FIP in via la polizia dalle città, quindi questa è stampa clandestina, e anche su questa ci sembra che non intervenga nessuno. Sarebbe il caso di far vedere che lo Stato esiste anche qui nel municipio 4, anche in questo quadrato di illegalità. Dopo circa un anno torniamo al mercato comunale di Piazza Ferrara e come potete vedere gli spacciatori, le occupazioni abusive del mobilificio, i centri sociali sono sempre più padroni del territorio e tutte quelle scritte che vedete sui muri lo stanno a dimostrare. Anche qui serve un piano di quartiere, un piano di sicurezza, di riqualificazione, di sgomberi e soprattutto non possono più esserci proprietà vuote, abbandonate, così grandi che agevolano la criminalità e diventano delle roccaforti del terrore e del malaffare. Vi salutiamo tutti, City Report con Paolo Rusconi e Francesco Rocca dal mercato comunale di Piazzale Ferrara. Per oggi è tutto. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Lo studio odontoiatrico Masci si trova a due passi da Piazza Duomo e da 30 anni si prende cura della salute dei propri pazienti, offrendo consulenze gratuite e preventivi senza sorprese per ogni tipo di intervento. Da noi troverete i migliori dentisti specializzati in implantologia, ortodonzia invisibile, protesi, sbiancamento, faccette estetiche, terapie laser e cura del sonno. Inoltre sarete affidati allo stesso medico per tutto il periodo di cura. Lo studio Masci è riconosciuto dai principali fondi di assistenza sanitaria e offre pagamenti dilazionati senza interessi. Sono il dottor Masci. Se hai un problema ai denti, chiama subito il numero in sovraimpressione per una consulenza immediata. Guarda come va veloce! Vai, Tony! Tony fa finale!
Quando le emozioni si fondono con la passione, nascono grandi progetti. Fassina, da oltre 20 anni, è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, vieni, arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Eccoci rientrati dopo questo filmato che in diurna fa pensare molto chi riesce a entrare in questi palazzi, anche se non ci vive, magari va a farsi un giro a trovare un amico, già ti lascia sconvolto, ma il notturno, credetemi, è peggio. Parto con lei perché gli voglio chiedere una cosa. Tu che hai vissuto per molto tempo in questa zona, te ne eri mai accorta che c'era una situazione del genere? Allora, grazie innanzitutto per la domanda che mi stai facendo, Tullio, perché io ho vissuto in quella zona e ho assistito all'occupazione del palazzo che era di fronte via Olio 5, dove abitavo.